a sconfiltration dal nome possa trarre l'inganno, è una società del territorio, siamo siti in Legnano, è una società che lavora molto all'estero, l'export per noi è sempre di più una voce nel nostro fatturato sempre più importante, ma ritiene doveroso e corretto non dimenticarsi dei vicini di casa. Per noi è molto importante la collaborazione sul territorio. A controprova di quanto detto, abbiamo una persona che si occupa della provincia di Milano e Varese. Il nostro core business è la filtrazione e la depurazione dell'aria. Abbiamo un'esperienza trentennale maturata in diversi settori produttivi. Questa esperienza noi la concretizziamo e la dividiamo in tre settori applicativi. Abbiamo prodotti, sistemi e installazioni per quanto riguarda tutte quelle lavorazioni meccaniche che producono inquinanti sotto forma di polveri e fumi. Abbiamo apparecchiature e sistemi e installazioni per soddisfare tutte quelle problematiche degli aerosol che si generano durante le lavorazioni meccaniche che noi identifichiamo ad umido. La lavorazione ad umido non è la raccolta indifferenziata del mercolino fuori il sacchetto, ma sono tutti quegli aerosol che durante le lavorazioni nascono e sono molto pericolose per gli operatori. Abbiamo apparecchiature terza categoria e sistemi per l'abbattimento di tutti quelli che sono i VOC, le sostanze organiche volatili, quindi cattivi odori. Questo è un settore prettamente diciamo per il settore chimico, per il settore farmaceutico. La nostra esperienza concretizzata in parecchi processi produttivi, quali possono essere le lavorazioni di carpenteria, quindi la lavorazione della lamiera, i tagli termici, la saldatura, la satinatura, la sabbiatura, per passare poi ai processi delle lavorazioni meccaniche sui centri di lavoro, sui controlli numerici, sulle torniture, tutti quei processi che conoscete meglio di me. Naturalmente, essendo un'azienda che produce sistemi, impianti e macchine, dobbiamo costruire e installare apparecchiature in accordo con tutte quelle che sono le direttive della Comunità Europea. Siamo in grado di fornire installazioni e sistemi e macchine in ambiente ATEX, quindi con polveri, in questo caso polveri potenzialmente esplosive, e non dimentichiamoci che essendo nel territorio e dobbiamo avere un occhio di riguardo per quanto riguarda le linee in un qualsiasi contesto produttivo. Essendo una che ha come core business la filtrazione dell'aria, quindi la tutela dell'ambiente, va a risparmio energetico. Tutte le nostre macchine sono dotate di motori, ventilatori e apparecchiature con alta efficienza e con alti rendimenti. Questo per ridurre naturalmente i kilowatt assorbiti e di conseguenza i kilowatt installati, quindi con un grosso risparmio dal punto di vista energetico elettrico, ma ancora di più per noi è molto importante l'ottimizzazione della captazione. Mi spiego meglio. In un processo produttivo dove per garantire una qualità dell'aria che l'operatore deve respirare in un ambiente di lavoro, io posso affrontare il progetto offrendo una soluzione con 5.000 metri cubi ora, i quali devono essere captati, devono essere trattati e devono essere convogliati in atmosfera tramite camino, andando poi a garantire quelli che sono i dati da certificare, gli imposti in autorizzazione a livello di metri cubi ora o a livello di flussi di massa. Ecco, questo volume che io convolgo in esterno, in atmosfera, deve essere reintegrato in ambiente di lavoro per vie naturali, grazie a portoni e finestre, o per via forzate
tramite ventilatori. Durante i mesi invernali questo volume d'aria naturalmente deve essere riscaldato, quindi un costo dal punto di vista energetico. Andando a ottimizzare la captazione, andando a ridurre questo volume, quindi andando a ridurre il volume totale di aria che io devo per forza di cose convogliare in esterno, ho un risparmio energetico espresso in kilowatt termici. Concretizzando, ho un risparmio dal punto di vista borsuale.